Eccoci amici di Milan.soccer, come promesso facciamo i tarocchi del giorno dedicati al Milan. Allora, vediamo un po'. Le tre carte, anzi quattro carte, la prima per il Milan. Ah, beh, beh, beh. Avanti la seconda per l'Inter. Ah, però. La terza per il Napoli. Aspettate perché sono completamente andato. Perché dunque la seconda. Il Napoli, quindi quella era del Napoli, questa è dell'Inter, ok, perfetto. La terza dell'Inter, signori. E beh, è andata così. Vedremo un po', lo so, vi dirò. È la quarta per la Juventus. Non so se ci sono qui i gobbi. Bellissima. Benissimo. Allora, signori, ho fatto i tarocchi e ho messo la Juventus, quarta in classifica. È uscito lo scarabeo. Che cosa significa lo scarabeo? Significa la necessità di acquisire un tesoro e quindi la voglia di arrivare a tutti i costi a quel quarto posto, perché significa prendere lo scarabeo, ovvero i soldi che arrivano dalla Champions League. Ah, non sbagliano i tarocchi, eh? L'Inter. La sacerdotessa. Che cosa significa, secondo questi tarocchi? Questi sono i tarocchi Visconti, la sacerdotessa. Significa che è colei che cerca una strada, ma che sottostà al volere della carta che tutti temono, cioè la morte. Pam pam pam. Colei che teme la morte, ok? Colei che teme la morte. Ah. E poi il Napoli non poteva che capitare. Oh sole mio, sta in fronte a te il sole. Eh sì, il sole significa un futuro radioso, ma se notate, il sole ha una faccina. E quella faccina è quella che illumina la vita, ma così come per la sacerdotessa, c'è una paura. Il sole e la sacerdotessa potranno essere oscurati da una sola carta. E allora solo una carta può diventare più importante e vincente rispetto alle a queste altre due. Signori e signori, al Milan è capitata tan, 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 la morte, che significa che ammazziamo il campionato. Le carte non mentono. Un saluto, così, un gioco oggi. Ciao!